Good morning Genova, good morning bambini. Sono Giordano, mi occupo di disegni e cartoni animati e vorrei usare queste cose qui per spiegarvi un paio di cose circa l'ormai arcinoto coronavirus. Il coronavirus, conosciuto anche con il nome di Covid-19, è un nuovo virus che può causare febbre, difficoltà a respirare, dolori vari molto simili a quelli dell'influenza. Ancora non esiste una cura specifica per prevenirlo, ma moltissimi medici, ricercatori, scienziati stanno lavorando giorno e notte per trovare una soluzione. Ma cos'è un virus? I virus sono dei minuscoli parassiti. Sono così piccini da essere visibili solo al microscopio elettronico. Per mangiare e per riprodursi devono per forza fare affidamento ad altre creature. Il Covid-19 in particolare è un virus che aggredisce l'uomo, cioè noi, i bambini in forma molto lieve e gli adulti in modo più forte. Il Covid-19 si trasmette da persona a persona attraverso l'aria, per esempio con la tosse o con gli starnuti. Attacca solitamente le vie respiratorie e pian piano si moltiplica, danneggiandoci. Ma il nostro corpo non resta zitto e fermo e produce gli anticorpi, cioè delle particolari proteine fatte apposta per combattere il virus. Il corpo di una persona in salute si libera del Covid senza problemi. Le persone meno in forma, come gli anziani, hanno più difficoltà. È il motivo per cui in questi giorni è meglio evitare il rischio di contagiare i propri nonni, rinunciare a vederli per qualche tempo. È il più grande gesto di responsabilità che possiamo compiere nei loro confronti.